sera a tutti. Oggi è venerdì ed è l'1 settembre 2023 e continuiamo ancora col Salmo 23. Ci prendiamo prima un tempo per lodarlo e ringraziarlo. Facile dirti che ti amo, dopo tutto ciò che hai fatto e tutto quello che farai. È così facile amarti, è così semplice darti il mio cuore. Sei il mio sole, il mio respiro, la ragione per cui vivo. Facile amarti, è così facile dirti che ti amo, dopo tutto ciò che hai fatto e tutto quello che farai. È così facile amarti, è così semplice darti il mio cuore. Sei il mio sole, il mio respiro, la ragione per caccia via ogni paura in me. Con te io sono al sicuro. È così facile amarti, Padre mio. Con te voglio restare, dimorare nel facile dirti che ti amo, dopo tutto ciò che hai fatto e tutto quello che farai. È così facile amarti, è così semplice darti il mio cuore. Sei il mio sole, il mio respiro, la ragione per cui vivo. Sei tu. La tua presenza.
presenza dentro di me. Ed ora parlami di te e rivelati, perché ho fame di te, della tua presenza dentro di me, non desidero che te. A gridare Abba Padre. Lo Spirito Santo è venuto ad abitare in noi, dice la Bibbia, ci fa gridare Abba Padre. Non è un grido d'aiuto, non è un grido di richiesta di soccorso, è un grido d'amore, è un grido che esprime tutto quello che c'è nel nostro cuore di gratitudine per Lui. Alleluia, gloria a Dio, dai,
ci prendiamo un bel tempo con il Salmo 23 e questa sera parleremo in maniera particolare, se non sbaglio, la quinta parte di questo tempo insieme. Ieri abbiamo parlato del verso 3 e verso 4 in maniera particolare, verso 2 e verso 3 in maniera particolare, facendo la distinzione tra la guida dello Spirito Santo nella nostra vita e la conduzione dello Spirito Santo. La sua guida appunto riguarda i nostri bisogni personali e la sua conduzione riguarda il suo mandato per la nostra vita, cioè ciò che siamo chiamati a fare nel suo nome. Ma prima di tutto leggiamo il Salmo 23, parliamo il Salmo 23, perché è quello che ci sta ispirando in questo tempo ed è per noi anche conoscerlo a memoria deve essere una grande benedizione ed è importante poter memorizzare determinati versi nella nostra vita perché ne abbiamo sempre bisogno in modo tale da poterli citare, tirare fuori nel momento in cui abbiamo bisogno, nel momento di gratitudine, nel momento della tempesta, nel momento del successo, in ogni momento della nostra vita. È importante avere parola, le sue promesse, le sue rivelazioni nella nostra bocca. Io benedirò l'Eterno in ogni tempo, la sua lode sarà sempre sulle mie labbra o nella mia bocca. L'Eterno è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Egli è colui che ristora la mia anima e mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. E quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me, il tuo bastone e la tua verga sono quelli che mi consolano. Tu apparecchi davanti a me la mensa in presenza dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio e fai traboccare la mia coppa. E per certo beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa dell'Eterno per lunghi giorni. Stasera andiamo ad affrontare in maniera particolare il concetto dei sentieri di giustizia. Il versetto 3 dice: egli mi ristora l'anima, abbiamo visto, egli mi restituisce la vita e non solo mi guida ma anche mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Domani parleremo del cosa significa questa espressione, per amore del suo nome. Sarete benedetti, sarete veramente toccati da questa rivelazione, da questa spiegazione. Quindi abbiamo detto che la sua guida è per i nostri bisogni personali. Egli mi guida lungo acque riposanti. Egli mi conduce per sentieri di giustizia. Quindi la sua guida riguarda i nostri bisogni personali. La sua conduzione riguarda il suo mandato per la nostra vita, cioè ciò che siamo chiamati a fare nel suo nome, per amore del suo nome. Il suo mandato viene svolto in sentieri o tramite sentieri di giustizia. Egli ci conduce in sentieri di giustizia. Hai mai pensato al vero significato di questa espressione? Che la parola giustizia in realtà non è un termine religioso, è un termine legale. E sapete cos'è che fa la differenza? Questo è quello che ho sperimentato e che sto sperimentando sempre di più nella mia vita, che la Bibbia non è un libro religioso. La Bibbia è uno statuto, letteralmente, è una costituzione, è qualcosa che ha a che fare con la vita, con l'aspetto civico, giuridico, morale, non religioso. La parola giustizia, l'abbiamo detto tante volte, ma è importante ripetere certi concetti che sono fondamentali per la comprensione del regno di Dio. No, vi ricordate, cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia. E tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno date. La parola giustizia significa, lo ripeto, stare nella corretta posizione con Dio. Quindi giustizia significa stare nella corretta posizione con Dio e vivere in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. Lo ripeto, giustizia significa stare nella corretta posizione con Dio, ok? E vivere in relazione con il governo di Dio, rivendicando tutti i benefici del patto. La parola giustizia, infatti, appunto, ho detto, è un termine legale, non religioso, che significa appunto posizionarsi o essere posizionati in maniera corretta, ok?
Quindi la parola giustizia non è quella parola che viene usata a volte nelle nostre preghiere disperate quando qualcuno ci fa un torto. Signore, non voglio vendetta, voglio però che mi fai giustizia. Ok, praticamente è la stessa cosa, è una parola un pochettino più è una vendetta addolcita, il modo in cui noi comprendiamo o ci relazioniamo con la parola giustizia. Non voglio vendetta, però voglio la tua giustizia, nel senso, cioè, non lo devi uccidere, però gli devi fare almeno rompere una gamba, così si capisce che mi ha fatto del male, così io vedrò la tua giustizia su quelli che mi hanno fatto del male. No, non è così, non è questo il concetto. La parola giustizia riguarda noi, riguarda la nostra posizione corretta nella presenza di Dio in quanto nostro Padre. Quindi il fatto che Egli ci conduce in sentieri di giustizia sta ad indicare il modo in cui riusciamo a vivere e ad affrontare le situazioni della vita di tutti i giorni e del mondo spirituale. Quindi noi siamo stati resi giusti, non siamo semplicemente stati giustificati, noi siamo stati anche resi giusti per quello che Gesù ha compiuto per noi. Siamo stati giustificati, siamo stati resi giusti, ma c'è un'altra dimensione ancora più profonda che è scritta in 2 Corinzi 5:21. Egli, il Padre, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto peccato, cioè Gesù, affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Lui. Non solo siamo stati giustificati, siamo stati resi giusti, ma siamo diventati. Noi siamo diventati, io spero e prego che questa parola, questa spiegazione possa entrare sempre più nei nostri cuori, nella nostra mente, che possa essere scolpita nel nostro spirito. Noi siamo la giustizia. La giustizia non è soltanto qualcosa che abbiamo ricevuto, che ci è stata data. La giustizia è qualcosa che siamo diventati. Non è semplicemente ciò che Lui ha fatto per noi, ma in maniera particolare ciò che Lui ha fatto di noi, ok? E io ascolta lo Spirito Santo in questo momento, ascolta lo Spirito Santo, perché Egli ha preso il nostro posto sulla croce affinché noi prendessimo il suo posto sulla terra. Lui si è caricato della nostra natura di peccato, di tutto il mondo, affinché noi potessimo diventare la giustizia di Dio in Lui, in Cristo. Lui è diventato peccato, dice la Bibbia, affinché noi diventassimo giustizia. Lui è diventato peccato affinché noi diventassimo giustizia. Gesù ha detto: io prendo il vostro posto, ragazzi, sulla croce, voi prendete il mio posto sulla terra. Io muoio per voi sulla croce, voi vivete per me sulla terra. Io divento ciò che voi siete affinché voi diventiate ciò che io sono. Io prendo la vostra separazione da Dio affinché voi possiate prendere la mia comunione con il Padre. Io prendo la vostra natura affinché voi prendiate la mia natura. Noi siamo diventati la giustizia di Dio. E che ci piacciono, che ci piacciono. Noi siamo gli unici rappresentanti che Lui ha sulla terra. Noi siamo i rappresentanti della sua presenza e del suo regno ovunque noi andiamo e in qualunque cosa noi facciamo. Hai mai riflettuto che Dio non ha mai chiesto agli angeli di essere i suoi rappresentanti? Ma Lui ha scelto noi, esseri umani, come suoi rappresentanti sulla terra. Gli angeli non sono stati fatti a immagine e somiglianza di Dio. Noi esseri umani siamo stati fatti a immagine e somiglianza del nostro Padre Celeste. Quindi, dice Gesù, cercate prima il regno di Dio. Cos'è il regno? Il regno è l'influenza del governo di Dio nelle nostre vite, per farlo in maniera molto semplice. Il regno è tutto ciò che è rappresentato ora, che viene fatto in cielo, come in cielo così in terra, è l'influenza del cielo, del governo di Dio nella nostra vita. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia, cioè cercate la vostra posizione, non perché è nascosta da qualche parte. Cercare significa andare in profondità, cercare di comprendere e ricevere la rivelazione. Quando noi cerchiamo
quando noi troviamo il regno di Dio, quando noi sperimentiamo la sua influenza nella nostra vita e comprendiamo qual è la nostra posizione, cioè la nostra giustizia, la nostra posizione davanti a Lui, la nostra posizione al regno di Dio come figli di Dio amati, eternamente benedetti, straordinariamente amati, la nostra vita cambia. Cominciamo a pensare come re e non come servi, cominciamo ad agire come re e non come servi, cominciamo a pretendere che delle cose accadano nella nostra vita invece di vivere semplicemente di tutto quello che accade con la identità, con l'eredità e con l'autorità che Lui ci ha dato. Noi sperimentiamo la giustizia letteralmente nella nostra vita, chi siamo, ciò che abbiamo e ciò che possiamo fare nel nome di Gesù. La parola giustizia ha un significato molto importante, dico questo e vado alla conclusione. Essere stati perdonati è un conto, essere stati giustificati è un'altra cosa, ok? Noi non solo siamo stati perdonati, noi siamo stati resi giusti, noi siamo diventati la giustizia. Quando si perdona qualcuno, non si cancella il passato, ma ci si concentra su quella colpa, su quell'errore, su quello sbaglio, su quel peccato. Il perdono va letteralmente a rimediare quella cosa che è successa in quel determinato momento, ok? Ma quando si parla della giustizia, questo ha a che fare con la nostra natura, noi siamo la giustizia di Dio. Significa che quando Dio nostro Padre guarda verso di noi, non vede persone perdonate, vede persone giuste. Sai cosa significa questo? Questo è molto importante. E se ricevi questa rivelazione nella sua profondità, questo cambia la tua vita per sempre. Lui non vede persone perdonate quando guarda verso di noi. Quando Lui guarda verso di te, non vede una persona perdonata, vede una persona giusta. La persona giusta significa che in realtà è come se non avesse mai commesso quella determinata cosa. E non solo quella determinata cosa, ma tutta la sua vita è assolutamente una nuova creazione. Chi è in Cristo è una nuova, non una nuova creatura. Nel testo greco dice è una nuova creazione. Lui guarda verso di te e non vede te. Lui vede Cristo. Il perdono è un concetto dell'Antico Testamento, ok? Dove i peccati venivano perdonati, ma le persone continuavano a peccare e continuamente avevano bisogno del perdono mediante dei sacrifici. Ma con la giustizia provveduta da Cristo Gesù sulla croce 2000 anni fa, non c'è più bisogno di sacrifici perché tutto è stato compiuto. Noi siamo in Lui, siamo nascosti in Lui. Quando Lui guarda verso di te, non vede il peccato, non vede il peccatore, Lui vede solo perfezione, perché non vede te, perché vede Cristo, perché tu sei in Cristo. E quando Lui guarda Gesù, quando il Padre guarda suo figlio, Lui sta vedendo te. È una cosa, lo so, è talmente grande, talmente bello che a volte non ci sembra vero, ma questo è il vero concetto della buona notizia, il Vangelo che si chiama buona notizia, così bella che è difficile da crederci, ma grazie a Dio non abbiamo difficoltà e non dobbiamo avere difficoltà a credere nell'immensità e nella grandezza del suo amore verso di noi. Quindi Egli è il nostro pastore e non ci mancherà la giustizia nella nostra vita, perché Lui l'ha provveduta una volta e per sempre. Egli mi conduce per sentieri di giustizia. Ok? Egli mi conduce significa questa conduzione ha a che fare con il suo mandato nella nostra vita, ciò che siamo chiamati a fare, ciò che siamo chiamati a riflettere in questo mondo, raggiungendo gli altri, testimonando agli altri di ciò che Lui ha fatto nella nostra vita, muovendoci nella sua potenza, nella sua autorità, nella sua unzione, nel suo amore, nella sua grazia, nel suo perdono, nella sua misericordia, in tutto quello che rappresenta il carattere del Padre. Amen. Una buona serata a tutti quanti e ci vediamo domani.